andando a un incontro Sony. Si tratta di Venice, nuova cinepresa studiata per i fotografi e i direttori della fotografia. A tra poco! Sensore full frame 36x24 mm, una figata pazzesca, praticamente vedi anche al buio. Macchina nuovissima, la Venice di Sony, sensore full frame, 6K, quindi 6K, no. Eravamo rimasti al 4, quindi il massimo del massimo. Pazzesco. Soprattutto la novità di questa macchina è l'anamorfico, quindi la possibilità di lavorare con delle immagini in formato anamorfico, quindi molto larghe, sì, bellissime, sì. 15 stop di latitudine di posa, vuol dire che praticamente è un occhio umano che vede la dinamica della luce in un modo strepitoso, quindi è in grado di vedere quello che neanche l'occhio riesce a vedere. Hai visto? Sono tutti i vantaggi che poi ti ritrovi dopo in color, no? Chiaramente è una macchina di fascia non bassa, di fascia alta. Alta, sì. Sì, ovviamente è una macchina di fascia alta, ma c'è un grandissimo interesse da parte di chi fa rental. Per chi volesse saperne di più, andiamo dove? Sul sito di Sony? Vabbè, ovviamente c'è un'area dedicata alla Venice. La cosa carina è che c'è il simulatore del menu, per cui uno può sognare di utilizzarla per un pochetto. Senza dire il prezzo, è molto alto. Siamo intorno, diciamo, alla fascia di prezzo intorno ai 30.000 euro. Ah, vabbè. Walter, grazie. È stato fantastico. Grazie. Io torno perché i clienti ci stanno. Sì, ho visto che ci sono due sessioni di prove e di teoria. Sì, ok, sì. Grazie mille. Grazie. A presto, grazie. Ciao. È praticamente una bestia. Stavi lavorando proprio in real time con Venice e con DaVinci, giusto? Esatto. Ok, funzionano bene? Funzionano bene, Venice è uscita con questo nuovo formato, si chiama XCM, che è un formato RAW, però con due livelli di compressione. Da Colorist devo dire che è molto interessante, è un file che si lavora molto bene. Non è pesante quindi? Non è pesante, okay. Si riesce a gestire il Resolve. Col color management, insomma, riusciamo ad avere anche un playback molto fluido e soprattutto possiamo lavorare in HDR se abbiamo un televisore HDR. Divertitevi perché ci sono un sacco di informazioni da poter utilizzare. Perfetto, grazie Lorenzo. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao. Wow ragazzi, sono stato qui all'evento Sony Venice, la nuova bestia targata Sony, 6K, sensore full frame, 36x24, monta le ottiche EF, quindi potete mettere anche le vostre ottiche della Sony A7S per dire, e vede anche al buio.